Marcello c'è scritto lì e oggi a Tagadà c'è Marcello Lippi, grande allenatore di calcio, il commissario tecnico che ha regalato all'Italia un campionato mondiale. Ben trovato mister Lippi, come andiamo? Buonasera, bene, grazie, buonasera a tutti. Allora, intanto io non so se a lei ha fatto questo effetto, ma io guardavo quelle immagini, a parte insomma quell'emozione che oggettivamente abbiamo condiviso, pensavo ammazza quanto stavamo assembrati. Cioè, oggi non potremmo evidentemente mai stare così, no? Eh beh no, secondo le direttive attuali no. Ma secondo lei quando ci passa questa paura? Non lo so, speriamo presto, ma più che paura secondo me dovrebbe passare questo momento di confusione, questa poca chiarezza che c'è. Si sente dappertutto, quella era una squadra, quella che abbiamo appena visto, quella sì che era una squadra, e infatti è diventata campione del mondo. Tutti adesso dicono che bisogna fare squadra, bisogna essere uniti, bisogna essere compatti, bisogna metterci a disposizione degli altri, eccetera. Però ognuno fa quello che gli pare, ognuno fa. Però mi aiuti, Lippi, mi faccia capire, lei che se ne intende, no, di tenere insieme la squadra, un bravo allenatore, che cosa fa innanzitutto per tenere insieme la squadra? Ma la gestione, la costruzione di una squadra dal punto di vista psicologico e motivazionale, innanzitutto non può prescindere dalla qualità delle persone e degli uomini che hai a disposizione. Io ho avuto grandi giocatori in quella nazionale, grandi giocatori sotto il profilo tecnico, ma soprattutto delle grandi persone. Gente che stava bene insieme. Quindi diciamo, se il paragone fosse con il governo, uno si deve scegliere dei buoni ministri per cominciare. Si farebbe un po' fatica a fare una squadra. Ecco, io mi riferivo proprio a quello, no? Si parla di aiutarsi. Partendo dall'Europa, no? L'Unione Europea è nata per aiutare i paesi che sono in difficoltà. Ognuno pensa ai fatti suoi, nessuno vuole aiutare nessun altro. Adesso vediamo però, forse qualcosa si muove da quel punto di vista. Senta Lippi, ovviamente arriviamo a questa cosa che si riapre il calcio, però io ho l'occasione di averla qua, un po' di cose che le devo chiedere. La prima cosa che le voglio chiedere è come ha vissuto lei il lockdown. Io so che lei è uomo di mare, per me il mare è uguale libertà, quindi quanto è stato complicato per lei? Ma è stato complicato per i primi giorni, c'era la preoccupazione, diciamo che questo tsunami che ci ha investito, c'era la consapevolezza che non eravamo pronti a gestirlo e abbiamo infatti avuto tante difficoltà. Non era tempo di pensare al mare, anche perché era freddo, era inverno pieno. Adesso invece il mare sta ricominciando, ce l'ho proprio sotto casa. Sta ricominciando a vivere, non c'è, per dire la verità, non c'è nessuno, c'è pochissima gente e si preannuncia un'estate con pochissima gente, bisogna dire la verità. Ho vissuto come tutti gli altri, cercando di rispettare il più possibile le restrizioni che ci erano state impartite. Mi manca, ovviamente la mia famiglia, ho dei figli grandi, uno vive a Roma, uno a Milano, un nipote di 19 anni che non vedo da 3 mesi. Faceva le videochiamate? Sì, quotidianamente le videochiamate, certo. Ecco. Sì, ci siamo visti tutti attraverso i telefoni. Senta, le chiedo, Lippi, lei ha detto lo vedo dalla finestra, no, il mare. Lei è a Viareggio in questo momento? A Viareggio, sì. E la Versilia è stata una zona colpita duramente, e tra l'altro colpita anche perché, diciamo, il rapporto in particolare con la Lombardia, insomma dall'Asia, lì arrivano molti lombardi. Adesso il fatto che il 3 giugno forse si apre, che torneranno, la spaventa oppure no? No, non spaventa nessuno, nessuno, onestamente. Cioè, allora, abbiamo, come dicevo prima, abbiamo gestito quel periodo iniziale con grande difficoltà. Poi piano piano le cose sono calmate. Hanno cominciato a dire che avremmo dovuto convivere con il virus perché ci avrebbe messo parecchio tempo ad andarsene. E allora conviviamo con questo virus, facciamo partire tutte le attività, non soltanto una o l'altra, facciamole partire tutte, compreso il calcio. E infatti il calcio riparte, no? Riparte il calcio, riparte, sì, però, ma si è aspettato troppo? Però ci sono state tante, diciamo, contraddizioni su questo, no? Quando si parla di calcio
la gente storge un po' il naso. Il calcio non è soltanto, come diceva prima il presidente Toti, calciatori che guadagnano cifre miliardarie o milionarie, ci sono anche 150.000 persone che sono, è un'industria il calcio, è una industria come tutte le altre, perciò capisco che quando si parla di calcio ci si infiamma un po', però è giusto che riparta tutto, perciò non dobbiamo avere paura di riconvivere come ci è stato detto col virus, che fra l'altro non si può dire che sia uguale a 3 mesi fa la situazione. È no, molto no, cambiata. Ma tra l'altro il presidente Toti diceva esattamente quello che sta dicendo lei adesso, cioè ha detto esattamente che il calcio non sono solo gli stipendi miliardari, infatti, ma che è appunto un'impresa importante, una fetta importante di economia per il nostro paese. Io le chiedo però, si riparte il 20, mi pare di capire che per lei ci abbiamo messo pure troppo a decidere di farlo ripartire il calcio. Però le chiedo, se poi viene fuori un caso positivo? E se viene fuori un caso positivo, questo calciatore sarà messo in disparte, sarà curato, sarà esaminato e credo che non è possibile pensare a una quarantena di tutta la squadra e anche della squadra che ha giocato ieri contro questo giocatore. Allora è inutile che cominciamo. Però temo, qua c'è il professor Morrone che è la nostra guida, se un calciatore è positivo e magari ha fatto gli allenamenti con la squadra e tutto quanto, la squadra è necessario metterla in quarantena secondo le regole che abbiamo? Sì, la messa in quarantena, vanno fatti gli esami a tutti. E allora Lippi, allora è inutile che parliamo? Ma gli esami a tutti sì, ma noi stiamo parlando di calciatori che sono da un mese, che sono in attività e sono esaminati praticamente ogni 3 giorni e quando cominceranno a giocare saranno tutti nessuno sarà contagiato e ritengo che sia molto improbabile che possa succedere, comunque potrà anche succedere. Insomma, teniamo le dita incrociate, dice lei, mi pare di capire. Certo, ma questa percentuale, quello che voglio dire è questa percentuale, dicendoci che avremmo dovuto convivere col virus riprendendo le attività, si intendeva questo, che potrebbe anche succedere che qualcuno potrebbe essere di nuovo contagiato, ma potrebbero essere prese delle misure di sicurezza che non sono così drastiche come ribloccare tutto, se no rifacciamo un altro lockdown e riblocchiamo il paese e con tutte le conseguenze che possiamo immaginare. Allora, lo diceva lei prima, non c'è solo chi guadagna stipendi incredibili e non c'è solo la Serie A, quando parliamo di calcio parliamo di un mondo più ampio. Alessia Racanal ci porta in Veneto, guardi un po' insieme a me, Lippi.